Questo perché sotto i commenti dei peggiori giochi di Dragon Ball mi è stato detto: Harry, fai anche quella dei migliori, altrimenti ci incazziamo. E quindi, visto che non voglio farvi incazzare, avevo pensato di farla il giorno dell'uscita di Sparking Zero. Ovviamente non è stato così, perché sono sempre in ritardo. Benvenuti su Watchpoint Italia. Oggi vediamo per una top 10 dei migliori videogiochi all time della mitica saga. Fatemi sapere, come al solito qua sotto, come li mettereste in classifica e quali sono quelli su cui avete passato più tempo, dove è stata passata praticamente parte della vostra infanzia o vita in generale, come nel mio caso, dagli 11 ai 15 anni. E andiamo, ci sarà qualche sorpresa, qualche opinione contrastante. Iscrivetevi, attivate la campanellina, vi si mi raccomando, subito seguitemi su Instagram e via. La numero 10 con Dragon Ball Z Kakarot. Incomincio da qualcosa che magari molti potrebbero non mettere, però devo dire che l'ho rivalutato nel tempo. Nel 2020 mi era parso una grande cacata, invece rimettendoci le mani sopra, oh, è proprio un bel gioco. Forse potrebbe stare anche più in su, perché a livello di disegni, cel shade e animazioni soprattutto, è una roba veramente clamorosa, probabilmente il migliore. Segue, se non lo sapete, tutta quanta la storia di Dragon Ball Z, giocando con per lo più Goku, facendoti rivivere ovviamente i momenti cardine della serie, ma anche esplorando appunto il mondo, la terra di Dragon Ball, in una maniera che è poche volte è stata vista. Già non dalla sua che i minigiochi che sono piazzati là costantemente sono un po' una merda, tipo volare sulla nuvoletta Speedy a prendere cose, o pescare con Goku usando la coda come amo, che una roba veramente imbarazzante. Però dal punto di vista narrativo, del ritmo e dei combattimenti, è clamoroso. Quindi sono due spiriti che non si bilanciano bene, però da quel punto di vista ce lo metto. Alla numero 9, Dragon Ball Z, i leggendari super guerrieri. Un titolo veramente imbarazzante, Legendary Super Warriors, ovviamente magari lo conoscete in inglese. Titolo RPG per Game Boy, voleva mixare tutto all'epoca. C'era appunto il combattimento a turni e Pokémon praticamente, con uno scontro anche piuttosto tecnico. Riprendeva i colpi super efficaci e non molto efficaci. Per esempio, era super efficace lanciare una Kamehameha su Krillin con Goku, e non era molto efficace lanciare un pugno con Krillin su Vegeta. Ma chi guarda un po', chi se lo sarebbe mai aspettato? Alcuni scontri erano ovviamente per forza di cose un po' sbilanciati. Molto complesso tra l'altro come gioco. Aveva una grafica parecchio carina e dei colori molto simpatici per l'epoca, e devo dire che rimettendoci le mani oggi regge il passare del tempo. Alla numero 8, Dragon Ball Fusions. Ah, cos'è una cosa che davvero hanno provato a fare tutti i Dragon Ball? Esatto. Sul letto di morte saremo lì. Fusion. E morirai. Avete mai voluto far fondere Guldo con Jit? No, io sì. Vi siete mai chiesti come sarebbe Recom con le tette? Beh, lo fate fondere con Bulma. Vi siete mai chiesti come sarebbe la personificazione della Rule 34? Beh, Bulma e C18. No, purtroppo no, queste cose non sono vere, perché non potevi fondere tutti. Ma c'era Pandel, tra Videl e Pan, e Cell e Freezer diventavano Cellusa. Gohan travestito da supereroe Mr. Satan, Great Satan Man. Insomma, era un capolavoro del delirio, con degli ottimi comunque combattimenti. E la lista di fusioni effettivamente di personaggi anche giocabili andava parecchio avanti. Si potevano creare delle buone combinazioni. Era più che altro per il meme, però era parecchio divertente, non un semplice cazzatone. Alla numero 7, Dragon Ball Advanced Adventure, ovviamente per Game Boy Advance. Questo gioco aveva una quantità di contenuto enorme. Di base era un picchiaduro a scorrimento, con delle animazioni tra l'altro e una fluidità dei movimenti incredibile per l'epoca. Veramente il controllo di Goku bambino era pazzesco. Segue il primo arco narrativo, ovviamente la storia di Goku bimbo. Ma se lo finivi potevi anche rigiocarlo con Krillin, che dici ma chi cazzo se ne frega. Però vabbè, era tutta un'altra storia, perché venivi menato molto di più ovviamente anche in Advanced Adventure. Krillin pia le botte. Però in più aveva appunto anche la modalità survival, la boss rush, la quantità di roba veramente. Perché basta che forse si è vista 5 giochi, 6 all'epoca, e questo era uno di quelli. Veramente gustoso, lungo, non annoiava mai per quanto fosse un scorrimento costante, una chicca. La numero 6, Super Dragon Ball Z per Play 2. Questo forse vince il premio complessità e difficoltà. Una quantità invece di meccaniche e combo in questo caso pazzesca. Tra l'altro con anche un minigioco interno di carte collectible che sinceramente non ricordo e non penso neanche di aver mai capito veramente. Comunque era veramente da spaccarsi le dita. Probabilmente sì, il più difficile a livello di memorizzazione delle mosse e applicazione di esse nel gioco, che era tutta un'altra storia di tutta quanta la storia dei videogiochi di Dragon Ball.
esteticamente sapeva avere dei guizzi, e il fatto suo, tra i migliori, è un po' mid, però un degno posto a metà classifica, così. La numero 5, Dragon Ball, il destino di Goku 2. Il destino di Goku era quello di essere cancellato, come abbiamo visto nella top dei giochi più brutti di Dragon Ball, in cui compare il primo della serie, Legacy of Goku, no? Ah, se il primo non aveva niente, praticamente, soprattutto nel movimento di Goku che andava indietro, si fermava, sparava, sparava, e bloccava i personaggi, fine, con una singola mossa, senza poter fare altro. In Legacy of Goku 2 dissero, allora, o abbiamo fallito completamente, siamo dei pagliacci, oppure cerchiamo di fare un gioco decente, partendo dalla base del primo. E ce la fecero. Poteva avere delle cellettini per caricare le mosse, che avevano tra l'altro molto più range, il movimento in più direzioni disponibili, incredibile, che concessione, rendeva il tutto chiaramente molto più movimentato, c'erano molti più personaggi con cui giocare, anche Gohan, per dire. La storia era piuttosto interessante, e le combo non erano semplicemente bloccare il personaggio e poi colpire la ripetizione facendo avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, ma appunto potevi sfruttare anche l'ambiente che si rompeva anche in alcuni punti, davvero simpatico. E il top down a questo punto aveva un senso, non come nel primo in cui semplicemente contribuiva alla devastazione psicologica. Alla numero 4, Dragon Ball Xenoverse 2. Qui, vabbè, qui si parla di storia perché è stato il primo gioco che ti ha concesso di creare come volevi il tuo Super Saiyan. Cioè, praticamente è il sogno bagnato di qualunque persona, di qualunque età nella storia dell'umanità. Aveva anche un ottimo, devo dire, e purtroppo non doppiaggio in italiano, ma in originale, in inglese, anche con le voci, quelle dell'anime, che per quanto possono far cacare a molte persone, comunque, io l'ho visto anche in inglese, sono memorabili a loro modo. Potevi fare degli incroci all'ultimo, allucinanti, coloratissimi, veramente, gestire anche appunto tutto quanto il pacchetto di abbigliamento e quant'altro, era veramente più che altro per la customizzazione. Però poi anche qui il combattimento era il solito dei migliori Dragon Ball, insomma non è che si discosta più di tanto dalla velocità di movenze e mosse assurde, non è che ha dei guizzi particolari, però si mixava bene con tutta quanta l'idea estetica dietro, che era fantastica. Alla numero 3, Budokai 3, questa è per la Legacy, anche qui, perché 40 personaggi per l'epoca erano una mare. Per la prima volta nella storia pareva in questo caso di creare te il tuo episodio intero di Dragon Ball Z. Non tanto per la lunghezza noiosa, quello sarebbe stato un male, quanto per la velocità ovviamente del combattimento. Il volo era delirante, quello mappa fuori dal combattimento, perché era piuttosto stravagante da vedere, non c'era neanche texture sul fondale o sulla terra che sorvolava, non c'era assolutamente nulla, però il cel shade lo rendeva comunque simpatico da vedere, divertente da fare. I personaggi incassavano i colpi benissimo, veramente, proprio si sentiva tutta quanta la fisicità delle botte, anche sulle palle, veramente si piegavano, si contorcevano, lanciavano urla incredibili, cioè robe che ancora oggi non vengono fatte da giochi che escono nel 2024, che dovrebbero soltanto imparare, pur essendo di altro genere, insomma, era veramente... Muah! Ma molto più, cioè, per due, che cosa c'era la numero 2? Budokai Tenkaichi 3, che direte, ma scusa, ma Tenkaichi 3 non è al primo posto, chi c'è al primo posto? Vediamo. E che dire di Tenkaichi 3? Tenkaichi 3 è appunto 4 anni della mia vita, io avevo il club dei miei amici che passavamo i pomeriggi a fare i torneini, chi era più scarso e chi no, io appunto prendevo le botte con Gogeta anche da un altro mio amico che era potentissimo, con Goku bambino, sono sempre stato scarsissimo, però un po' perché ce l'ho nell'anima, un po' perché ce l'ho nel cuore, un po' perché appunto ci ho passato i pomeriggi. Meriggi che ti ricordi, con un roster di 100 personaggi, le strutture che si spaccavano tutte quante, io all'epoca pareva, cioè non lo so, pareva il gioco più bello di sempre. Forse perché lo è, non lo so, non so che razza di recensione è questa, però è una recensione tutta sentimenti, ecco. Ma la numero uno, giocato in solitaria da piccino, cioè Dragon Ball Goku Isshuden. Ma direte, ma che è Dragon Ball Goku Isshuden? Che è mai arrivato in Italia Dragon Ball Goku Isshuden? Allora come ho fatto a giocare? Perché è l'emulabile per Game Boy del 94, era mix di tutto, tecnicamente RPG, praticamente soltanto in giapponese, all'applicazione non ho mai capito che cosa stessi leggendo, ovviamente, che cosa in effetti stessi facendo. C'erano i combattimenti in cui tu strategicamente potevi piazzare il tuo personaggio su una plancia vista in top down e poi flankare e fare delle mosse combo particolari per appunto sfruttare il punto in cui ti eri messo. C'erano delle sezioni platform complessissime, perché il personaggio era, Goku era sempre troppo in avanti, cioè in platform non si fa in quella maniera, no? Però
scorreva sempre troppo in avanti, quindi tu non vedevi quello che stava per arrivare, crepavi in continuazione, era complessissimo, c'era anche un minigioco di carte interno. E a tutto questo, l'unica cosa che so dire è che io andavo sbutanando a caso, perché non capivo quello che stavo facendo. Eppure c'era una colonna sonora così coinvolgente, così retro chiptune, e dei colori così fighi che, oh, io mi appassionava in una maniera sto gioco. Magari se lo rigioco oggi dico, ma che è sta merda, ma non credo, veramente una ficata a livello di idee. E direte, ma se non le sai neanche spiegare quelle idee, perché lo so, ma avete mai giocato? Ditemi di sì, vi prego.